Salve ragazzi, bentornati sul mio canale. Scusate se sono un po' di tempo senza fare video. Che cazzo c'ho? Il terzo occhio come polifemo mi sta facendo. Maiale il cane. Comunque, vi dicevo, sono un po' di tempo che non faccio video, che non gioco, sto giocando pochissimo. Siamo ancora fermi al rank 12. Figurati. Comunque, proviamo ad andare avanti. Sicuramente questo mese non si farà Legend, perché non ci penso proprio, visto che comunque sta uscendo l'espansione, quindi usiamo questo tempo per divertirci, provare mazzi, fare cazzi di tutto e di più. Attenzione, ho fatto una modifica al pala contro il Nzot, ve lo faccio vedere subito, niente di spettacolare, ma ho tolto un accolito del dolore e ho messo Vorax. Qui la community sicuramente, cazzo, no, non si può, non va bene, ma fatevi i cazzi vostri, è una prova, non c'è niente di... se perdo pazienza, cioè non me ne frega niente, però sappiate che Vorax, se riuscite... Uno che tanto quando lo metti in campo la gente trema, comunque fa di tutto per togliertelo, perché impazzisce, quindi già è una carta a tempo e ti aiuta tantissimo ad andare avanti, uno. Seconda cosa, se vi capita al turno 10, o... al turno 4 e poi, o al turno 5 e poi al turno 6 di metterlo in coppia con il destino primordiale. Lascia stare, perché abbiamo 4 tank, amici miei, 4, non 2, 4 tank. E tutti con difesa superiore al 6. Nel senso che la prima piantina che ti esce è un 3-7. Vorax diventa un 5-9. Morti loro due, ti escono due tank, due 6. Cioè, quindi siamo tutti dal 6 in su. 4 tank. Cioè, lì, pazzesco, paura. Uno, se vi esce la combo. Se non vi esce, comunque, quando voi buttate in campo Vorax, la gente si caga addosso e fa di tutto per toglierlo. Facendo così, si usa praticamente una miriade di risorse per levartelo. È probabile che magari te lo toglie un druido con un'ira silvana. Però comunque li fate sprecare risorse, che questo è il bello del gioco. Perché con un pala control come questo, far sprecare le risorse all'avversario è la prima cosa. Attenzione, voi dovete portare la partita sul finale. Basta, andiamo a vederlo. Allora, ci siamo, pala control. È 12. Raga, lo so, oggi è 18 e sono ancora al rank 12. Che cazzo volete che vi dica? Non ho giocato mai. Allora, andiamo tranquilli e felici. Contro, ecco, infatti, druido. Che se, quando mai. Queste, come i miei primi video, le giochiamo in live e continuiamo a registrare in live. Se perdiamo, perdiamo, se vinciamo, vinciamo. Non è che ce ne frega un cazzo, tanto come vi ho appena detto. Ah, tu no, sicuro. Il problema è uno. Se è un aggro token druid, queste ci servono. Queste ci servono perché dobbiamo resistere fino al turno 6 e al turno 6 puliamo la board che lui avrà il mondo. Cosa più pericolosa? Cosa più pericolosa? Che lui potrebbe usare il mana vivente. E la consecration è proprio una consacrazione in tutte le lingue. Che cazzo facciamo? Questo tipo di paladino parte lentissimo, che è una cosa impressionante. Forse solo l'arcanologo è quello che... Solo l'arcanologo è quella che ci aiuta un po' a partire bene. È un po' l'accolito, ma... Se è un G-Druid, ce la giochiamo fino in fondo. Niente, andiamo. Eccolo lì. Lo stecolo, il cazzo di pterodattilo. Scusa, proprio incredibile. 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 Dopo si adatta e ci fa il culo. Se rimane con 3 di vita, dopo lo secchiamo. Se si potenzia, son cazzi da cagare. Annaccia lui però. Ci attacca face al 100% e colpi hero power. Più 2 è una bestia. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Ecco, hero power sul... Esatto.
Dai, non la salute, non la salute, non la salute. Arriva la morte. Non so qui se, se era la giusta giocata, anche perché col paladino io le magie sono tutte AOE e quindi l'avrete distrutto lo stesso. Qui per forza dobbiamo sprecare l'ultimo colpo con l'arma, per forza, obbligati siamo. Arriva la morte. Anche perché lui ha ancora il più 2, no? 5, l'idra. Qua c'è una giocata che è divina, divina. Guarda qua. Segui le regole. Ragazzi, noi adesso, guarda, veramente possiamo anche perdere l'altra partita, ma questa giocata è veramente qualcosa di divino. Cioè, non faremo altro che fargli subire una barca di danni dalla sua idra, che è una cosa bellissima. Questa invece è bastardissima. Sì, io un'altra carta la vorrei, grazie. Allora, se facciamo e quale tipo di consecration, ci puliamo di tutto e quale tipo di consecration, li facciamo la bellezza di 9 danni, però poi non abbiamo mana, dopo non abbiamo mana, quindi io direi di temporeggiare con le quality consecration, almeno forse dovrei... per fargli usare il loto, tanto dopo ci apparecchia di nuovo e usa il loto, quindi direi fuori dalla mia... Ok, ci siamo. La combo ce la utilizziamo dopo, tanto che comunque è sempre valida. Il loto. Che bello che l'abbiamo fatto apparecchiare tutto. Madonna, quanti danni si prende. Siccome si ammazza. No, si ammazza. Allora, aspetta. Devo fargli prendere più danni possibili. Come? Più danni possibili. Allora, se sto sbagliando pure, raga, pazienza. Quando vedete il video, testatemi, non lo so. Aspetta. No, aspetta, cazzo. No, sono zitto, bellissimo questa partita è uscita. Ma vi rendete conto? No, passiamo alla prossima, fanculo. Mi scuso per la bellezza di questa partita. Andiamo. Oh, siamo partiti di merda, ma di merda. Attenzione, mi accorgo che non stavo registrando. Mi sparo in bocca subito. Bellissima. Cazzo che non abbiamo giocato Vorax, volevo far vedere. Devo riuscire. Il mio intento è farvi vedere cos'è Vorax quando li butti sopra il destriero primordiale. Pazzesco. Contro Miracle Rogue, sicuro, perché questo Rogue è morto praticamente. Allora, Miracle Rogue è veramente un bastardo. Perché? Perché ci butta l'avventuriero, utilizza 5 milioni di magie e lo fa diventare fortissimo, e noi ce l'abbiamo nel culo, quindi il vate ci serve per forza, perché l'avventuriero, se non sbaglio, costa 3. Sì, costa 3. Boh, sì, l'accolito, tanto partiamo lenti come la minchia di coso. Sì,
La giocata qua giusta sarebbe togliere l'accolito e mettere almeno l'arcanologa. O l'idrologa, come cazzo si chiama. Ho l'arma 3-2. Almeno ci aiuta un po'. Lui parte con il pirata 1-1. Pace subito, perché glielo fa proccare. Proviamo. E infatti non c'aveva il pirata 1-1 in mano, quindi. Forse qui non era neanche sbagliato utilizzare moneta Hero Power, lo sai, perché l'1-1 in campo mi serviva se lui nel caso mette pirata, che non ce l'ha ancora. Cosa può essere? Ma veramente un quest rogue, non ci crederò. Perché non ha attaccato? Cosa può essere? Non ha senso, perché non ha attaccato? C'è qualcosa che non va. Mi impaurisce questa cosa. Allora, stando al fatto che non abbiamo un cazzo da giocare a turno 4. Niente. Cioè, Hero Power Pass, 0. Quindi ovviamente la scelta va su Brunin. Per forza, devo giocare qualcosa. Turno dopo devo giocare per forza qualcosa. Campione Sole la escludiamo. La escludiamo, non che non sia forte, ma la escludiamo, non ci serve in questo match. Allora, stavo pensando a Sogoth, essendo un Miracle Rogue, tira 12 milioni di magie. Se ne metto questo al turno 9, non ce lo toglierà mai. Però quando al turno 9 è Brunin, raga. Mi sa che Brunin è la scelta migliore in questo momento. Anche la canzone dello squalo si sente, che cazzo era? Jade Rogue. Il Jade Rogue. No, attenzione, che non è una stronzata. Lo so che è un mazzo. Mazzo che non va, quello, quell'altro. No. Attenzione, che non è proprio così. È un mazzo che sta dicendo la sua. Un mazzo decisamente forte. Perché questo trade? Uno mi serviva a pescare, è fondamentale. Portarlo a 2-2 mi serve perché sicuramente lui mi toglie col potere eroe lo scudo e mi va a pestare Brunin col 2-3, li rimaneva vivo in campo 0, invece così si attacca al... avete capito. Allora, Jade Druid c'è, fondamentale. La combo tra piromante e eguaglianza, ricordatevelo, piromante in terra, eguaglianza, magia, tutti uno di vita, lui fa uno di danno al mondo, pulita. Ragazzi, io direi non è forse una delle migliori giocate che ho mai fatto, però io direi vate. Lo so che forse non ce n'era bisogno, però non voglio che lui apparecchi più di tanto. Questo mi piace. 2, 4, 5, 6. Ok. No, va benissimo invece, va benissimo.
Attenzione che va benissimo. È ancora presto, secondo me. È ancora presto. Cosa abbiamo poi? Al turno 7 abbiamo un bel tank. Al turno 8. È presto, secondo me, cazzo. Anche perché al turno 8 qua li sparicchi tutto. Sì, minchia, 9 carte abbiamo. Può fare in fretta. Quante possibilità. Fanculo, va. Sai cos'è? Che lui ha ancora una vilerba in mano. Vedi questa? Cazzo, è una carta troppo forte, puttana Eva. Troppo forte. Cazzo, gli hanno nerfato la quest. Questa dovevano nerfare, la bagassa sua. I golem sono i migliori amici di una ragazza. Allora. Da qui gli esce un golem in 4-4. Quante possibilità. Questo non mi serve più praticamente. Mettere questo, li togliamo questo e quindi in terra li rimane un 4-3. Quante possibilità. E noi rimaniamo con un 3-2. Con un 3-2, lui rimane con un 4-4 e un 3-3. Può fare in fretta. Segui le regole. Alla battaglia. Qua ho sbagliato. Sbagliato io qui. Qui con la recluta dovevo sbattere sul golem, perché adesso mi attacca il Taurin. Combo infligge 5 danni. Dai. Ah, infligge 3 danni ed evoca il golem. Bella storia. Turno 10 ci serve per forza questa combo. Sti cazzi. Non siamo messi bene, eh? Quante possibilità. Ma non la volevo giocare adesso, porca troia. Non la volevo giocare adesso. Dovevo prima togliere questa, porca. Lui gli è rimasta una carta in mano. Ma vaffanculo a me. Che giocata di merda che ho fatto adesso. Ma dai. Speriamo che colpisca con aia. No dai, non la vilerba. Con tutto. Non sei divertente. L'armata nascosta si raduna. Ultimo. Va bene.
ci sta, ci sta. Ci può stare, ci può stare. Il serraglio è riservato agli ospiti. Stiamo soffrendo. Un True Miracle soffiamo veramente. Avrò sicuramente fatto qualche errore in qualche scelta, può essere. Ho le migliori offerte sul mercato. Ahia, adesso pesca come un cane. C'ha la vilerba in mano. Dai, dai, c'ha la vilerba in mano. Qui veramente Vorax quasi ci salva la vita. Deve rimanere vivo al turno dopo. Deve rimanere vivo al turno dopo. Come? Come ci rimane vivo il turno dopo? Quante possibilità. Lui dopo ha un 6-6, c'ha ancora la vilerba. Vivo il turno dopo mi sembra una stronzata. Però possiamo fare. Sparecchiare. No. No, 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 no. E lo soffriamo il Miracle Rogue, raga. Soffriamo, c'è un cazzo da fare. Vorax ci salva. Ci salva davvero Vorax, non sto scherzando. Sette carte gli sono rimaste, raga. Dobbiamo resistere impressionantemente. Casino qua. 7. Devo farli usare la vilerba, per forza. Devo farli usare la vilerba. E mi fa dopo 7 danni. Devo farli usare la vilerba. Lo so che la giocata giusta qua è la Consecration, lo so. In fretta. Oh, merda. Forse dovrei. Questa ci farà vincere. Questa ci farà vincere. Cazzo, questo pescando carte però, Quindi una, due. Dai che sta finendo le carte, l'amico mio. E che c'ha la mano piena, 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 piena. La fine
Mi scuso con la community per questa giocata. Arriva la morte. Lo so che gli esce un 7-7, lo so. Ma lui sta finendo le carte. Un 7-7 poi gli deve per forza tradarmi l'8-8. La vilerba qui la devi usare. Se ce l'ha la devi usare qui. Eccola lì. Ecco, è questo che volevo. E volevo anche questo. Ok. Ok, ok, ok. Va benissimo. Sì, sì, certo, perché lui ha paura che non si prendano con questo, ovviamente. Si è giusto dimenticato che ho ancora l'arma io, comunque. Allora, le due vilerbe le hai usate. Ma vaffanculo, vai! Ma vaffanculo! Ma porca troia! E che cazzo? Vabbè, Tyrion, lascia perdere. Lascia perdere. Tyrion non esiste. Nzotto ha detto che non ha intenzione di uscirmi. Pala, Nzotto i miei coglioni. Non mi esce mai, cazzo. Beh, abbiamo chiamato Tyrion. E che è andato dalla parte sbagliata, coglione. Se butto questo faccio un danno, quante possibilità. Allora aspetta, scusa, no, ma questo rischia di curarmi, questo è quello che non voglio, cazzo. Non ti curare tu, non ti curare tu, non ti curare tu, ingordo bastardo. Hai finito le carte, sì. Cazzo, ha uno di vita. Uno di vita. No! Non ci credo, cazzo. Cioè, Ragnaros ha curato due volte dei bastardi invece che curare a me. Tyrion mai uscito, Nzotto mai uscito, Cairn mai uscito, tutte nel mazzo, mi erano rimaste 7 carte. Che alla sfiga, guai, io spacco qualcosa. Porca troia. Porca troia. Comunque dai, sono uscite due belle partite, 28 minuti di video, che cazzo. Ragazzi, io vi ringrazio di tutto. Iscrivetevi al canale, le visualizzazioni stanno andando benissimo, ma iscrivetevi al canale, puttana ladra. Così aumentiamo un po' le visualizzazioni, mettete mi piace, fate quel cazzo che volete. Basta che vi iscrivete al canale, perché, come ho già ripetuto, ho intenzione di fare, di iniziare a fare delle dirette con voi, o su Twitch o su YouTube, la verità non lo so, proverò un po' tutti e due. Vi ricordo che finalmente ho registrato in Full HD, quindi adesso è ancora meglio, sicuramente ho sbagliato e non l'ho messo, però no, dovrei averlo messo. Io vi ringrazio, cercherò di fare altri video del genere nelle prossime settimane, se scendiamo di rank bene, ma bene o male, ho già capito che bene o male siamo tutti lì, tra il
15 e il 5, e una parte, una fetta minore tra il 5 e il Legend, e poi la fetta ancora più minore tra il Legend e basta. Non credo di arrivarci questo mese, assolutamente, sto giocando pochissimo. Io vi ringrazio di tutto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se, visto che siamo nel mese for fun, se vi serve vedere qualche mazzo for fun, che magari voi non avete le carte, io avendo tutte le carte, tutte le risorse, anzi vi faccio anche vedere, guardate qua la boiata, guardate qua, già pronto, disponibile da metà agosto, anche se Disguise Toast ha sputtanato che l'espansione uscirà il 10 agosto, strano che lo sappia, forse perché sono campioni creati dalla Blizzard, non proprio creati dalla Blizzard, ma voglio dire, sono persone che ha contatto fisso dalla Blizzard, e se l'espansione due giorni dopo hanno già il mazzo fortissimo e competitivo, non scherziamo, e saranno bravi quanto voi, ma non ci crederò mai. Comunque, che cazzo vi stavo dicendo? Niente, iscrivetevi al canale in 1000 e scrivete nei commenti se in questo mese, visto che è un mese for fun, e anche il prossimo sicuramente, perché uscirà l'espansione, quindi si proveranno dei mazzi, se vi serve qualche mazzo in particolare, qualche video in particolare su qualche mazzo dove voi non riuscite perché vi manca quello e allora il cazzo non funziona, iscrivetemi anche in privato, nei commenti, dove volete, e io vi faccio vedere dei mazzi. 30 minuti di video, io vi saluto, troppo lungo. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ragazzi il cazzo, ciao.